Mattina Live è iniziata questa grande avventura per tenervi compagnia la mattina, naturalmente con l'opportunità di stare insieme, ma di dare a voi anche la possibilità di parlare con noi, dire la vostra opinione. C'è una linea telefonica, lo 091 854 9171, e c'è anche la possibilità di scrivere dei messaggi WhatsApp al 391 117 6872. Detto questo, continuiamo la mattinata parlando a questo punto di questioni legate all'informazione. Lo faremo tra poco con un collegamento con Gabriella Finocchiaro, che si collegherà con noi da Catania. Nel frattempo grazie per i complimenti che arrivano. Io qui il mio cellulare e leggo i vostri messaggi, lo faccio in diretta. Complimenti, grande capo, un'iniziativa che riporta l'emittente locale al centro dell'attenzione. Buon lavoro a te e a tutta la squadra. Grazie, grazie veramente di cuore. Insomma, ci fa piacere sapere che questa iniziativa, perché è un'iniziativa, questo format che sarà 7 ore in diretta, siamo l'unica TV in Sicilia in questo momento a tenervi compagnia per 7 ore, tutta la mattinata. Preparatevi, perché tra poco arriverà una collega bravissima, che è Alessandra Costanza, che si sta preparando. Insomma, adesso faremo un lancio sicuramente, lancio che noi faremo per parlarvi di Mattina Live dalle 10.30 a mezzogiorno. Poi a mezzogiorno arriverà Sonia Hamza. Ma mi dicono dalla regia che siamo pronti per collegarci con Catania, con Gabriella Finocchiaro. Gabriella, ci sei? Eccoci, mi sentite? Buongiorno ai nostri telespettatori. Ecco, siamo esattamente a Fleri, che è una frazione di Zafferana Etnea, siamo in provincia di Catania, come ben hai detto. Perché mi trovo quest'oggi qui? Perché l'abbiamo fatto nel nostro telegiornale, ci ritorniamo e riprendiamo, riaccendiamo un po', andiamo a capire cosa sta succedendo per il sisma del 2018, 4 anni dopo. Il sisma di Santo Stefano, dove appunto Fleri, Zafferana, ma anche altre zone della Cese sono state colpite con una forte scossa il 26 dicembre alle 3.20, se non sbaglio. Io guardo e comunque ti presento il commissario, eccolo qua, Salvatore Scalia, il commissario per appunto l'emergenza e questo sisma del 2018, sisma appunto denominato Santo Stefano. Ci siamo occupati nel TG, abbiamo detto 4 anni dopo, burocrazia, ricostruzione. Dottore Scalia, oggi siamo al 9 gennaio, cosa è cambiato e cosa si sta facendo concretamente, chiaramente con Covid e guerra che sicuramente hanno influito? Compatibilmente con queste difficoltà, noi abbiamo avuto un grande nemico, che sembra una cosa assurda dirlo, ed è il sisma bonus. Cioè la ricostruzione si è trovata in conflitto temporale con il sisma bonus, per cui gran parte delle imprese edili, gran parte dei professionisti erano e sono tuttora fortemente impegnati sul fronte del sisma bonus. Quindi la meno remunerativa ricostruzione ha comportato anche dei ritardi nella formulazione dei progetti, che infatti quelli che stiamo esaminando sono tutti di inizio 2022, e addirittura nella demolizione degli edifici per i quali già c'è stata l'erogazione del contributo. Cioè, noi, se facciamo un giro per le strade del paese di questa frazione, o ancor più nella Cese, molti edifici che sono stati delocalizzati, cioè poiché erano sulla faglia, abbiamo autorizzato la demolizione e abbiamo dato un contributo per l'acquisto di un immobile in un altro posto. Per chi gira, questi edifici sembrano ancora
non lavorati. La realtà è che molti edifici non hanno ancora trovato delle imprese disponibili nell'immediato ad eseguire le demolizioni. Appena queste demolizioni verranno eseguite, questa gente potrà comprare un immobile in un altro luogo, sicuramente più sicuro di quanto non sia un immobile sulla faglia. Per gli altri abbiamo anche qui delle difficoltà che sono collegate alla presenza massiccia di piccole difformità edilizie. Parlo della finestra in più, dello spostamento, tutte cose che al Centro Italia hanno superato con una legge che noi abbiamo chiesto ma che ancora non ci è stata data. Allora, diciamo che qualcosa si è mosso in questi 4 anni, non sono stati, del resto il commissario non è stato certo a pettinare le bambole, come si dice, commissario Scalia. Ecco, adesso io mi sposto un attimo perché voglio farvi anche vedere, no? Questa è una chiesa, non so se riusciamo a inquadrarla, che è stata messa in sicurezza, c'è uno slogan, Fleri, rialzati. Insomma, il punto è anche questo, che qui c'è una faglia, che appunto magari fra 20 anni, 30 anni, speriamo anche mai, possa insomma risvegliarsi. Ecco, scusami Gabriella, sì. Proprio per cercare, adesso chi hai con te lì? Perché ecco, così... infatti te lo stavo presentando perché parlo appunto di faglie e quindi sono con il dottor Marco Neri, del ricercatore dell'NGV di Catania, e con lui parliamo proprio di questa faglia che esiste. Esiste proprio in questa zona, per cui molte case erano proprio sopra la faglia, giusto dottore Neri? Sì, esatto, erano sopra la faglia e per questo motivo il commissario Scalia non ha potuto autorizzare la loro riparazione. Si tratta però sostanzialmente di una 50ina di edifici soltanto, perché le case che sono veramente esposte a questo pericolo sono soltanto quelle che si trovano sopra il piano di faglia. Basta discostarsi di alcune decine di metri per ritrovarsi in zone tutto sommato compatibili con la ricostruzione, ed è quello che stiamo facendo. Peraltro non è un problema esclusivo solo della zona di Fleri, della frazione di Fleri, è una situazione che riguarda un po' tutto il versante orientale dell'Etna. Quello che noi dobbiamo fare è evitare di esporre i cittadini a un rischio troppo elevato, e quindi il nostro piano della ricostruzione prevede in alcuni casi molto limitati la delocalizzazione, in tutti gli altri casi, che sono circa 1600, una demolizione, ricostruzione o anche una semplice riparazione. Insomma, questo 2023 allora si concretizzerà? Ma immagino di sì, perché ormai circa 1250 progetti di edifici sono stati presentati presso la struttura commissariale oppure sono stati già riparati. Ne rimangono un paio di centinaia, vedremo come fare per poter prendere in esame anche questi edifici ultimi per ripararsi, ma sostanzialmente la ricostruzione ripartirà perché ormai, diciamo, le progettazioni sono in stato avanzato. Quindi molte persone sono ritornate, possiamo dire, insomma, a casa, o comunque stanno pian piano, appunto, si sta ricostruendo. Pian piano si sta ricostruendo, le persone ancora non sono tornate, però le progettazioni qualcuno ci sono, sì. Qualcuno sì, questo senz'altro è vero, però rimangono in ogni caso fuori casa parecchie persone, parecchie famiglie, e su questo noi ci stiamo concentrando proprio per evitare che diciamo, questa situazione perduri ancora nel tempo. Bene, grazie al dottore Neri, ricercatore dell'NGV. C'è anche il discorso che, grazie, ecco dottore, ci spostiamo, c'è anche il discorso che il commissario Salvatore Scalia, commissario per le emergenze in questa situazione, insomma, adesso è scaduto il mandato, si spera che venga riconfermato, ce lo auguriamo tutti, perché se bisogna ricominciare da capo, chiaramente si perdono burocrazie, eccetera, e si perde sempre tempo. Adesso, se tu Roberto sei d'accordo, io manderei l'intervista al sindaco di Zafferana Etnea, Salvo Russo,
che ci fa un po' snocciola dei dati concreti su quella che è la situazione, soprattutto che riguarda il comune di Zafferana Etnea. Quindi se la regia è pronta, sì, possiamo sì, assolutamente, questo, noi siamo pronti per lanciare questo servizio, augurandoci che naturalmente la parte burocratica permetta alle persone di tornare a casa, insomma, a Fleri, perché credo che sia la cosa principale. Vediamo il servizio e poi rientriamo in collegamento con Gabriella Finocchiaro. Costruzione privata, possiamo subito dire che tutte le pratiche che erano più di 400 con riferimento agli edifici che avevano subito un danno fino a 25.000 euro sono state istruite e il 90% di queste hanno già ottenuto il finanziamento da parte della Protezione Civile. Con riferimento invece a tutte le altre pratiche che sono state presentate all'ufficio tecnico del Comune di Zafferana Etnea, che sono connesse alle ordinanze emesse dallo SCRAE, abbiamo una serie di dati che vanno man mano in crescendo. Con riferimento all'ordinanza 7, che era quella dei danni lievi, sono state presentate 12 pratiche, sono 58 invece le pratiche presentate con riferimento all'ordinanza 14, invece con riferimento all'ordinanza 30, quella che fa riferimento alla ricostruzione per l'edificio ad uso produttivo, sono 95 pratiche, mentre con l'ordinanza 18, che fa riferimento alla delocalizzazione, sono 22 le pratiche che sono state presentate. Parte di queste sono state istruite, alcune di queste sono state già autorizzate e hanno ottenuto il finanziamento. Per alcune di queste invece ci si trova in una situazione di stallo, addirittura sono state sospese, fino a quando, poiché gli immobili oggetto del contributo presentano delle irregolarità dal punto di vista amministrativo, che devono essere amministrativo e tecnico, che devono essere sanate prima di poter accedere al contributo stesso. Passi importanti sono stati effettuati con riferimento alla ricostruzione pubblica. È fondamentale in questo senso il ruolo che ci è stato dato dalla struttura commissariale, grazie ai finanziamenti ottenuti dal commissario Scalia possiamo restituire al patrimonio pubblico del Comune di Zafferana Etnea strutture molto importanti e delle infrastrutture molto importanti. Faccio alcuni riferimenti per tutto: il finanziamento che superi 3 milioni di euro per il pozzo Cavotta e la rete idrica delle frazioni, faccio riferimento al finanziamento che abbiamo ottenuto per la ristrutturazione della Palazzina Liberty, che oggi è la sede dell'ufficio Sisma. Mentre con riferimento alle altre opere pubbliche, l'anno 2023 sarà un anno fondamentale e determinante, perché dopo aver perfezionato la fase amministrativa e la fase tecnica, aver ottenuto tutte le autorizzazioni da parte degli enti sovraordinati, speriamo di vedere al più presto all'interno del nostro territorio i cantieri per la riqualificazione della Piazza Mercato, i cantieri per la riqualificazione del nostro cimitero comunale, che sono tra le opere più importanti e fondamentali per la nostra collettività. Un ultimo passaggio è quello che vorrei fare con riferimento al CAS. Le famiglie che ad oggi percepiscono il CAS all'interno del Comune di Zafferana Etnea sono 183, gran parte di queste hanno presentato la domanda per la ricostruzione dei propri immobili e le pratiche sono in attesa di istruttoria. Originariamente erano più di 300, perciò una buona percentuale di nostri concittadini è già tornata nelle proprie case. Come dicevo prima, l'anno 2023 sarà l'anno fondamentale per la ricostruzione, perché l'attività politica, tecnica, amministrativa e vedrà proprio i frutti nell'anno 2023, dove dalle nostre previsioni sono molti i cantieri sia pubblici che privati che dovrebbero partire nel nostro territorio. Allora, eccoci allora, sempre in collegamento. Gabriella, ecco, fammi rientrare un attimo, altrimenti allora. Sì, questo servizio, Gabriella Finocchiaro, lo diciamo per quelli che si ponessero davanti i teleschermi soltanto adesso, in collegamento da Catania. Prego, Gabriella. Sì, ecco, dottoressa Scalia, vuole replicare al sindaco o passiamo ai saluti? Sostanzialmente possiamo dire che
sono state finanziate tutte le opere pubbliche, tutte le chiese che sono state danneggiate. Si tratta ora di fare partire i cantieri, ma questo non è nemmeno competenza del nostro ufficio, noi dobbiamo soltanto dare dei contributi che sono stati già previsti. In buona sostanza, io credo che, concludendo, la ricostruzione sia abbastanza avanti. Beh, noi ce l'auguriamo, grazie, ringrazio il dottore Scalia, Salvatore Scalia, commissario straordinario, e il dottore Marco Neri, ricercatore dell'NGV, per questo collegamento. Concludo con la dottoressa Di Leo, qui una farmacia proprio a Fleri. Gabriella, scusami, ti prego di essere un po' più sintetica perché abbiamo degli altri servizi che dobbiamo chiudere. Esatto, quindi una battuta, dottoressa. Sì, allora, io sono contentissima della ricostruzione perché onestamente i problemi sono tanti, si è avuto il coraggio di delocalizzare, che è una cosa che secondo me era necessaria, e finalmente si sta partendo. Non ci fermate ora, per favore, stiamo ripartendo. E soprattutto grazie alla dottoressa Di Leo, soprattutto ecco, ci si chiede, anche il sindaco di Acireale ha fatto un appello attraverso un comunicato stampa, insomma la riconferma del dottore Scalia, perché è colui che da 4 anni gestisce insomma alle mani nelle carte burocratiche, e sappiamo che la burocrazia in questo caso è sempre un fattore deterrente, però piano piano, 4 anni dopo, si va avanti, come dicevamo. Quindi Roberto, da Fleri siamo a Zafferana, provincia di Catania, concludo e do a te la linea per il proseguimento di Mattina Live. Grazie, grazie a Gabriella Finocchiaro, come sempre utilissimi i suoi interventi, che faremo molto spesso, perché chiaramente, come sapete, noi sta a cuore la Sicilia, i siciliani e tutte le province, dunque ci saranno sempre degli appuntamenti di questi collegamenti dove tratteremo delle problematiche molto sensibili, e allora lo faremo grazie ai corrispondenti che abbiamo in Sicilia. Adesso, a proposito di questo, c'è un servizio che parla di politica in prospettiva delle prossime elezioni a sindaco di Taormina. Sto parlando di Cateno De Luca, che come sapete, insomma, reduce da una grande campagna regionale, nazionale, insomma, dove ha ottenuto dei risultati assolutamente soddisfacenti, ma la novità è proprio esplosa questo fine settimana con la sua candidatura. È stato a Taormina e ha presentato ufficialmente la sua candidatura alle prossime comunali del ridente comune siciliano della Sicilia orientale. Allora, vediamo questo servizio, sempre realizzato da Gabriella Finocchiaro, guardate. Accetto la sfida, con me Taormina avrà una marcia in più. Così il leader di Sicilia Vera Sud, chiama Nord, Cateno De Luca, ha sciolto le riserve rispetto alla scelta di candidarsi alla guida della Perla dello Ionio. Nei mesi scorsi Cateno De Luca aveva lanciato il progetto I Taorminesi per De Luca, dicendosi pronto ad amministrare la città se si fossero create le giuste condizioni. A causa dei suoi problemi di salute, De Luca aveva poi dovuto fermarsi per un periodo di riposo. Oggi torna in piazza Duomo a Taormina, accolto da una gran folla, e svela la sua decisione. A trappitello riguarda la mia disponibilità, l'avevo detto, ad affrontare un'altra sfida. Io voglio precisare a tutti coloro che sono entrati in fibrillazione che io vengo in pace a Taormina.